Grazie Presidente. Quando ho depositato questa interpellanza non mi sarei aspettata che pochi giorni dopo poi sarebbe scoppiato il caso Bibbiano, anche se questa interpellanza naturalmente ha un motivo di esistere se è stata depositata, non solo per il caso che riporta qui, il caso denominato Veleno, nato o almeno sollevato, arrivato agli onori della cronaca e al grande pubblico dall'inchiesta portata avanti da Pablo Trincia, ma perché, come ormai in molti in quest'Aula abbiamo detto, segnalazioni su un qualche cosa che non funziona all'interno dei servizi sociali e regionali in realtà è arrivato un po' a tutte le parti politiche. Poi naturalmente nel momento in cui ti arriva una segnalazione di un singolo caso, Presidente, scusi, faccio fatica. Nonostante il mio tono di voce elevato faccio fatica a parlare, grazie. Chiedo scusa ai colleghi. Grazie. Grazie. Dicevo, di un qualche cosa che probabilmente non funziona all'interno dei servizi sociali della Regione effettivamente c'è. E le linee ci sono molti tratti che poi sono stati anche trovati all'interno del caso di Bibbiano che sono in comune con quello che è successo purtroppo ormai più di 20 anni fa nei 16 bambini sottratti alle famiglie e mai più restituiti alle famiglie nonostante ci siano stati poi i proscioglimenti di circa la metà degli indagati. Alcuni di essi purtroppo addirittura sono deceduti, qualcuno, un sacerdote accusato addirittura di essere colui che guidava le fila della setta, è morto di infarto, alcune mamme purtroppo si sono tolte la vita, quindi i casi riportati qui erano già sufficientemente gravi, a questo poi si è aggiunto tutto quello che è emerso sul caso Bibbiano e quindi le domande che noi riportiamo in questa interpellanza sono più che mai attuali, anche alla luce del fatto che ad esempio nella interpellanza che abbiamo riportato emergono anche delle figure, delle persone che potrebbero avere dei forti conflitti di interesse nel caso in cui ci occupiamo di tutela dei minori o di affidamento dei minori o addirittura dell'applicazione dell'articolo 403. Quindi quello che chiediamo noi alla Giunta oggi, l'abbiamo chiesto in realtà depositando questa interpellanza a inizio estate e comunque chiediamo oggi quali sono intanto le azioni che sta portando avanti, soprattutto come intende agire rispetto al personale che c'è nei servizi sociali della nostra regione, al numero di persone che ci sono, di assistenti sociali che ci sono all'interno della nostra regione e all'esternalizzazione dei servizi. La vicenda giudiziaria citate dagli interroganti devono essere inquadrate nell'ambito del quadro normativo che impone ai pubblici ufficiali che lavorano nei servizi sociali e più in generale rappresentano le istituzioni pubbliche alcuni obblighi quali segnalazione alla magistratura minorile delle situazioni di pregiudizio a carico di minori, segnalazione alla procura ordinaria delle notizie e dei fatti di sospetto reato ai danni di minori, esecuzione dei decreti del Tribunale per i minorenni, per esempio decadenza della responsabilità genitoriale e o disposizione di allontanamento, sostegno ai minori in tutti i percorsi penali e civili ed adeguata tutela, anche giuridica, in attesa delle indicazioni definitive dei tribunali per i minorenni. Gli psicologi del servizio dei minori agirono in osservanza degli obblighi sopracitati, eseguendo le dovute segnalazioni agli organi competenti. E nel 2016 il numero di assistenti sociali era pari a 1.181 unità, mentre al 31 marzo 2019 il numero è di 1.376, arrivando a raggiungere lo standard di un assistente sociale ogni 3.250 abitanti. Questa dotazione aggiuntiva rappresenta una base da cui partire per una stabilizzazione delle figure che svolgono un difficile compito, anche destinandole all'ambito della tutela minorile attraverso la formazione specifica degli operatori. Si allegano infine, poi li lascio ovviamente a disposizione, i dati sull'affidamento dei minori, precisando che, in risposta a quanto richiesto nell'interpellanza,
La Regione, non avendo ordinariamente accesso agli atti processuali dei singoli procedimenti giudiziali, non dispone di dati su falsi positivi o falsi negativi. Presidente, allora, qualche considerazione. Diciamo che sta emergendo appunto anche dalle commissioni che poi sono nate successivamente, perché lo ripeto, questa interpellanza è nata prima che scoppiasse il caso Bibbiano. C'è, diciamo così, da più parti viene lamentato il fatto che c'è, non dico un eccesso di segnalazioni, perché nel momento in cui c'è un dubbio di maltrattamento assolutamente si deve cercare di agire, ma in alcuni metodi utilizzati diciamo che si rischia di partire da una presunzione di colpevolezza del genitore. Ora, questo deve andare naturalmente a trovare un equilibrio con il principio di precauzione a tutela del minore. L'altro grosso problema che viene denunciato, non lo dico io, ma lo dice addirittura un ex giudice del Tribunale dei Minori, è che all'interno del Tribunale vengono prese le dichiarazioni degli assistenti sociali come verità assoluta, manca un contraddittorio e manca la possibilità per quei genitori dove poi, ad esempio in questi casi, viene riscontrato, è stato riscontrato il falso positivo, è stata negata la possibilità di difendersi, ma nel frattempo, nei tempi della giustizia italiana, sono passati 20 anni e questi genitori sono 20 anni che non vedono i propri figli. Una di queste mamme è dovuta fuggire in Francia per non dover affrontare l'onta di un'accusa del genere. Quindi ci troviamo davanti a un grande problema, perché se ce ne fosse anche solo uno di questi casi in Emilia-Romagna, e purtroppo abbiamo visto che così non è, perché altrimenti non sarebbe venuto fuori il caso Bibbiano, noi dobbiamo agire perché quel caso non esista più, perché se c'è del marcio, non in Danimarca, ma in Emilia-Romagna, venga eradicato, perché se ci sono dei metodi che, al netto del dolo che naturalmente deve provare la procura, devono provare i tribunali, ma se c'è anche solo un metodo applicato, ad esempio qui ci è stato citato il metodo dello svelamento progressivo, che a detta di più psicoterapeuti ha un grande margine di errore, bisogna che cerchiamo attraverso i servizi sociali, attraverso un dialogo che sia il più possibile aperto a varie parti, trovare un metodo che abbia il margine di errore il più basso possibile, perché nel frattempo, mentre questi bambini vengono portati via le famiglie, in alcuni casi addirittura in sala parto, mentre aspettiamo che le procure facciano il loro lavoro, passano gli anni, questi bambini diventano degli adulti, alcuni è vero hanno confermato le accuse, altri le hanno completamente negate, altri sono stati provati che erano stati indotti attraverso questi metodi dei falsi ricordi. Direi che, insomma, di questo scandalo che purtroppo si è ripetuto sotto alcuni aspetti, non naturalmente completamente coincidente, ma si è ripetuto recentemente a Bibbiano, la nostra regione, ma il nostro paese non può permettersi una cosa del genere. È ovvio, la Commissione sta lavorando, oggi comunque ci sembrava giusto portare avanti questa interpellanza, e mi auguro che dalla Commissione d'inchiesta emergano proprio tutti quei profili e tutti quei suggerimenti che possano far sì che i nostri servizi sociali non debbano più essere protagonisti di vicende simili, in primis per i bambini, per le famiglie e anche per quella parte di servizi sociali che lavora bene.